Scendono in campo dunque San Maurese e Forlì, il terzo derby consecutivo per gli ospiti che dopo aver ottenuto un repentino riscatto con lo United Riccione dopo la caduta di Ravenna cercavano fortuna su un campo però notoriamente ostico e complicato come quello della San Maurese, squadra che tanto per non cambiare anche in questo girone di andata ha stupito tutti gli osservatori. E allora andiamo a vedere gli highlights dell'incontro. Siamo al sesto minuto di gioco, inizia molto bene il Forlì nella prima frazione, ci prova con questa conclusione di Caprioni che comunque sia Piretro blocca in due tempi. E poi dodicesimo minuto, ancora in attacco gli ospiti con questa azione provata, questa conclusione di Variale, questa volta deve evitare guai peggiori Piretro. Andiamo avanti, adesso siamo al 27esimo assist per il piazzato di Eric Ballardini, Forlì ha un soffio dal gol in questa circostanza e poi 35esimo conclusione centrale però, quella tentata da Maini. Come detto è un ottimo Forlì nella prima frazione, la San Maurese si vede in una sola circostanza, ma siamo adesso al 38esimo minuto con Merlonghi che entra in area e va vicino al bersaglio con questa conclusione sul primo palo, deve intervenire nella circostanza De Gori. 45esimo minuto, ultimi scampoli dunque della prima frazione di gioco con Caprioni che apre sulla destra per Variale, può cercare l'uno contro uno e la battuta centrale respinta coi pugni da Piretro, palla in corner ma non c'è tempo per batterlo, si va dunque all'intervallo col punteggio fissato sullo 0-0 tra San Maurese e Forlì. Ricomincia il match, ricomincia l'azione del Forlì anche nella prima parte della ripresa, molto aggressivo, ruba palla letteralmente Scalini, entra in area di rigore, scarica il pallone per Variale, poi l'assist per il successivo tentativo di Biancheri, palla respinta dal portiere, sempre 0-0 ma adesso è la San Maurese a proporsi in attacco con Merlonghi che riceve palla in un'inedita posizione di ala destra, mette al centro il cross e non arriva per un soffio, in questo caso Barbatosta, niente da fare per la San Maurese. Arriviamo allora al 26esimo della ripresa, Forlì che manovra sulla destra e c'è lo scarico per Caprioni, in questo caso la respinta di Piretro è pericolosa ma viene fermato Biancheri che poi si lamenta, cerca anche di indurre l'arbitro a fischiare un penalty che non arriva e poi a 10 dalla fine la punizione per Merlonghi che già in passato aveva colpito da quella mattonella, scarica il destro che si abbassa non però a sufficienza per poter colpire il Forlì che dunque esce imbattuto dal match della Macrelli, Forlì che impatta in casa della San Maurese sullo 0-0.